anche i benzinai sardi e quelli cagliaritani lanciano un grido d'allarme. 3 giorni di sciopero la settimana prossima, come mai? Giorgio Verderamme, lei è uno storico benzinaio di Via della Pinetta. Dunque abbiamo tanti problemi, ma fra quello che risalta più all'occhio di ogni commerciante è quello per il guadagno. Noi purtroppo prendiamo 3 centesimi al litro lordi, significano circa 2 al netti, che non ci bastano a coprire le spese della gestione. Tutto qui, siccome con i sindacati abbiamo combattuto tanto, però i sindacati molto probabilmente hanno fatto un po' gli interessi anche delle società petrolifere, non ci hanno mai riconosciuto il giusto lavoro che noi facciamo nel piazzale. Adesso siamo orientati a fare questo sciopero per farci sentire. Il nostro margine che chiediamo sono almeno di 10 centesimi al litro. Lei da quanti anni fa il benzinaio? Allora, io sono esattamente qui dall'84, dopodiché prima c'è stato mio padre che è stato circa altri 15 anni, diciamo che siamo 49 anni di gestione di questo distributore. Prima era Shell, poi IP e ha poi cambiato Eni. Insomma vari marchi. Sì, quindi siamo arrivati. Siete arrivati voi. Attualmente, appunto a oggi, un benzinaio nel suo caso quindi quanto riesce a guadagnare, per far capire appunto proprio anche le criticità? Guardi, siamo intorno agli 8-9 mila euro all'anno, quindi abbiamo dei redditi bassissimi che poi è difficile anche da far capire all'agenzia delle entrate. Cioè, lei in un mese quanto guadagna, per intenderci? All'incirca 600-700 euro. 700 euro. E non riesco a coprire assolutamente neanche quelle spese del personale, cioè con 600-700 euro siamo veramente alla fame. Lei ha personale? Sì, io ho personale, ho un addetto alle pompe, che con quello che la società petrolifera riconosce a questo ragazzo qui, che ce l'ho esattamente da 34 anni, diciamo che non ci copro a malapena le spese, sono 34.000 euro all'anno che mi costa un dipendente, quando la società me ne riconosce circa 40.000, quindi siamo veramente alla fame. Siete alla fame, sono parole che ha appena utilizzato lei, signor Verderame. Sullo sfondo c'è anche l'eterna polemica legata al costo della benzina, sempre più alto. C'è chi dice la benzina costa sempre di più, i benzinai comunque sono benestanti. No, assolutamente. Allora, il gestore guadagna sul litro di benzina, quindi che la benzina costi 10 euro, che ne costi 20 euro, il guadagno del gestore è sempre di 2-3 centesimi al litro, non sul prezzo del carburante. Quindi noi quello che ci lamentiamo di più è il fatto che fra impianto e impianto, impianto Eni che sta qui in via della Pinetta, l'impianto Eni che sta in viale Marconi, i prezzi dei carburanti sono diversi, ma sono diversi perché sono decisi dalla compagnia petrolifera, non certo da noi. A noi ci danno un prezzo massimo, a loro danno un prezzo massimo. Siccome loro hanno più concorrenza in viale Marconi di altre compagnie, di altre vie, cercano per forza di cose abbassare il prezzo a loro, aumentandolo a noi che siamo secondo loro in zona più residenziale, quando invece la città di Cagliari è un grande paese, perché ci si sposta via della Pinetta a viale Marconi esattamente in 3 minuti. Quindi non si può fare questo ragionamento: a te te la faccio pagare di più, a questo gliela faccio pagare. Lei ha uno stipendio medio, come l'hai dichiarato, di circa 700 euro al mese, quindi? Sì, attualmente sì. Nei fatti, quindi, lei sente di dire: io sono un quasi povero. Un quasi povero. Io difficilmente riesco a chiudere ogni anno il bilancio della società, che è quella dell'impianto di distribuzione dei carburanti, facendo i salti mortali per poter ricavare un utile da quello che io. Anche perché poi ci sono tante altre cose, tante altre spese che non sono riconosciute dalla società petrolifera, capito? Quindi sono tutti a carico nostro. In una ultimissima battuta, è mai capitato di avere a che fare con clienti che si lamentano per i prezzi della benzina? Sì, guarda, la cosa veramente che fa un pochino ridere è quella dei prezzi che la gente non crede che in via della Pinetta la benzina può costare più di viale Marconi. Pensano addirittura che sia il gestore che concorda il prezzo per poter far pagare in più al cliente. Assolutamente no. Sono prezzi che ci dà la compagnia, che fanno cartello, che definiscono loro quanto è il guadagno in via della Pinetta e quanto deve essere il guadagno in viale Marconi. E tutte queste cose non fanno sì che danneggiare i distributori, dove sia personale, dove siano un sacco di spese, che poi bene o male ce li hanno un pochino tutti queste spese, però con quello che noi ricaviamo dal carburante oggi siamo alla fame, siamo veramente alla fame.